Ormai c'è anche la paura di parlare e denunciare, mettendoci la faccia, per il timore di incappare in ritorsioni. E così i residenti di Via Lago di Capestrano a Pescara lasciano che a parlare siano le immagini, che raccontano l'ennesima storia di degrado nel quartiere Rancitelli, tristemente noto alle cronache per vicende legate alla criminalità dello spaccio di droga. In questa strada, a pochi passi dall'Istituto Scolastico Superiore Mantonè, ci si buca e prostituisce anche di giorno, come denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. E qui siamo nella zona più calda della provincia di Pescara. In questo luogo ogni giorno stazionano tossicodipendenti, mercanti di morte, spacciatori di droga, giovanissime prostitute che vendono il proprio corpo per qualche decina di euro per poi andare ad acquistare droga. Qui addirittura c'è una struttura privata che è stata occupata abusivamente e lo hanno adibito a covo della morte, come dico io. Ma tutto ciò si consuma a pochi metri dall'istituto scolastico Mantonè, dove ogni giorno giovanissime ragazze, ragazzi sono costretti a vedere, a passare, a stazionare assieme a tossicodipendenti, a spacciatori, a prostitute. Questo anche mette a serio rischio questa scuola, potrebbe succedere anche qualcosa di brutto. Cosa andrebbe fatto qui? Subito una bonifica di questo luogo. Il comune deve intervenire massicciamente. Qui bisogna istituire l'operazione strade sicure, una postazione fissa di polizia o di carabinieri unitamente all'operazione strade sicure con l'esercito che possa coadiuvare. Ma quando parliamo di esercito significa due militari, un poliziotto, due militari, un carabiniere, come nel 2011 quando si istituì questa misura a Fontanelle, produsse effetti positivi. Si faccia subito, si faccia presto. Comune, sindaco, presidente e regione, l'appello mio al prefetto, mi auguro che qualcuno mi ascolterà, altrimenti i cittadini del posto non possono più andare avanti. Questa mattina sono venuti una decina di cittadini residenti del posto e si sono tenuti a distanza, a 20-30 metri da noi, proprio perché hanno paura anche di essere ripresi. Dall'abbattimento del ferro di cavallo c'è stata un'occupazione di un edificio privato dove ci sono prostituzione, tossicodipendenti, spacciatori, extracomunitari senza permessi di soggiorno che bivaccano H24 in questo stabile. La sera in particolare, ma anche di giorno, la prostituzione alla luce del sole, lo spaccio. Io dalla finestra della mia cucina mi affaccio e vedo gente che si sta bucando. È la cosa che in queste ultime settimane mi ha allarmata ancora di più, che le istituzioni non sono occupate di nulla all'apertura della scuola. Qui davanti c'è il Mantonè e la mattina, quindi genitori, ragazzi di 16 anni, insegnanti, si trovano ad assistere a questo spettacolo osceno, perché è di giorno e di notte, quindi anche i ragazzi che vanno a scuola si trovano a vedere una donna che si sta prostituendo, che si sta bucando, un ex comunitario che sta spacciando droga. È una situazione insostenibile, noi chiediamo che si faccia qualcosa, siamo veramente disarmati e stanchi.